Buongiorno a tutti, oggi vorrei soffermarmi sulla gelosia, che è uno dei motivi principali dei nostri malesseri sia all'interno di noi stessi sia all'interno della relazione di coppia. Prendo le parole di Aria che scrive: mio marito mi ha tradita con una collega, io ho scoperto tutto e l'ho perdonato. Parentesi, anche se non ho dimenticato, ho passato dei momenti terribili di dolore perché non era solo sesso, anche se lui non lo ammette. Prometto che ho scoperto tutto con l'inganno, nel senso che mi sono finto un'amica della tizia e gli ho chiesto cosa provava per quella persona. Lui mi rispose che era stata una favola, che l'aveva amata e l'amava ancora. Non vi dico, quando gli ho chiesto spiegazioni, si è arrabbiato tantissimo, ha preso la macchina ed è uscito, ed io a piangere, lui che mi diceva che aveva scritto quelle cose tanto per scrivere e che ama solo me. Io per caso mi sono ritrovata con la maledetta email e ho notato che il 6 febbraio lui ha scritto quella cosa e io l'8 febbraio lo supplicavo di perdonarmi, che avevo sbagliato a non spacciarmi per un'altra. Non mi sembra vero che lui a chiedere perdono, io a supplicarlo. Non so che è passato un anno e che dovrei guardare avanti, ma è capitato tutto per caso, la vecchia ferita si è riaperta, io lo amo da morire, allora perché ora soffro come se fosse successo ieri? Ecco, tutte queste domande sono domande che riguardano la nostra interiorità. Allora, partiamo da una prima premessa. Sembra che Aria sia ferita dal fatto che tra suo marito e quest'altra persona non c'era solo sesso. Perché dovrebbe ferirci meno sapere che è stata una storia solo di sesso? Come se il sesso in una relazione fosse inferiore ad altre emozioni, ad altri sentimenti? Ma noi una relazione la costruiamo in base alla nostra attrazione erotica. Anzi, possiamo dire che il centro di una relazione è questa intimità, le cose che gli amanti fanno fra di loro. Allora, se per me il sesso non è così importante nella relazione, è evidente che il mio partner, se lo va a cercare altrove, non ferisce più di tanto la mia storia. È proprio così? In realtà, per la mia esperienza, le domande che vengono fatte poi quando uno dei due si accorge sono sempre quelle che riguardano il sesso, ma come è stato con lui, come è stato con lei, ma ti è piaciuto di più che con me, probabile il stesso piacere. Insomma, il sesso è il centro della relazione. E se in qualche modo pensiamo che il sesso non sia il centro della relazione, aspettiamoci brutte sorprese. Sesso non vuol dire una cosa inferiore. Sesso vuol dire aprire le porte dell'anima alla più misteriosa delle sostanze, che è l'eros, una sostanza che ama più di tutto. Basta pensare alla favola di amore e psiche, di eros e psiche, che ama più di tutto il viverlo nel buio, nel silenzio. Lì di amore non si dovrebbe mai parlare con nessuno se non vogliamo star male. Eros vuole che noi rinunciamo al nostro personaggio, che siamo veramente nessuno per vivere nell'intensità. La nostra scrittrice Aria in qualche modo si traveste, finge di essere l'amica dell'amante del marito e le fa delle domande del tipo: ma con lei è così bello? La risposta è sì. La ferita diventa ancora più grande. Bisogna sapere che quando noi vogliamo indagare sugli amori dell'altro o del partner, dobbiamo aspettarci ferite più grandi. Non la soddisfa il fatto che il marito le dica: guarda che in fondo ho detto così ma amo solo te, perché il dubbio si instilla sempre di più. E nelle cose dell'amore la scoperta che fa Aria è una scoperta fondamentale, che un minuto, un anno, due giorni, 10 giorni, 8 mesi, sembra che il tempo non sia contato nulla. Vi sono persone che ripensano alla gelosia di 10 anni prima, di 8 anni prima, di 5 anni prima. Ci sembra che quell'episodio dell'amore accaduto l'altro ieri in fondo sia molto simile a un episodio accaduto 5 anni prima. Le cose accadute 3 anni fa rimangono presenti dentro di noi a crearci lo stesso dolore, lo stesso disagio. La parola perdono è un'altra parola sbagliata nelle cose dell'amore. Non c'è da perdonare. Starò meglio se ti perdonerò, tanto è vero che Aria dice: sì, ho perdonato ma non l'ho dimenticato, quindi non l'ha perdonato. Perdonare vuol dire in qualche modo accettare quello che è accaduto, ma chi può accettare un tradimento?
dopo un tradimento non siamo lì per perdonare, ma per farci una domanda: quanto mi piace questo uomo, quanto mi piace questa donna? Forse non mi ero accorto che mi piaceva così tanto, forse non sapevo che mi piaceva così tanto. Allora la mente deve spostarsi tutta in un'altra direzione: non devo perdonare, non lo farò mai più, non ha amato più me di lei, non mi amerà ancora, ma quanto mi piace quest'uomo, quanto ho questa donna, quanto lo desidero, quanto la desidero. L'attenzione si sposta su quanto è forte il desiderio, non sulle concomitanze esterne. Se noi pensiamo che nella favola di amore psiche il patto tra Eros e quella più bella di tutte le donne psiche è che psiche non si permetta mai di guardare un volto, abbiamo un grande insegnamento per il benessere della nostra mente. Psiche non si fida, conosce notti celestiali, notti stupende, fa l'amore col Signore del mondo, ma non si fida. Parla con le sorelle che le dicono: ma chi dice che non sia un demonio? Allora una notte lei prende una lucerna d'olio e vede il Dio addormentato, spossato dall'amore, e si accorge che di una bellezza unica, straordinaria, ma una goccia d'olio inavvertitamente cade sul volto del viso e lo ferisce. In quel momento lo perde. Ecco, è molto importante sapere con che personaggio guardiamo le cose dell'amore. Se le guardiamo con l'occhio dell'indagatore, del geloso, come ha fatto Aria di sostituirsi ad una persona per indagare, beh, non ci sarà mai un'indagine che ci soddisferà. Non potremo mai veramente sapere se lui ci ama per davvero, fino a che punto ci ama per davvero e fino a che punto non sta amando un altro. E quindi l'occhio indagatore ci ferirà molto di più. E nel tempo continueremo a soffrire, oppure possiamo ritornare alla domanda di prima: quanto mi piace quest'uomo, quanto sono disposta a concedermi, ad andare fino in fondo con quest'uomo. Ecco la vera domanda che Aria forse potrebbe farsi: quanto non me lo sono goduto e quanto non mi sono lasciata godere, quanto il sesso non ha preso il sopravvento nella nostra vita, quanto non abbiamo passato le giornate a cercarci, a desiderarci, a volerci. Ecco, gli amori che funzionano sono amori dove la passione in qualche modo conduce la danza. Sì, magari ci farà fare delle litigate, magari scene di gelosia, però un amore di questo tipo, un amore dove il sesso, dove l'eros, il desiderio è in primo piano, è un amore che cercherà di e ci porterà a realizzare delle capacità che sono dentro di noi e che magari non sappiamo di avere. Quindi la gelosia serve a ricordarci che c'è qualcosa dentro di me che sa amare in modo differente, più grande, più ampio, più vasto. Se devo pormi un problema della ferita che sento e se perdonerò, in qualche modo continuerò a soffrire. Se invece vi dico: oggi scopro quanto so amare, al di là di tutto, allora automaticamente il desiderio di questo uomo metterà in secondo piano il tradimento, metterà in secondo piano la mia gelosia, metterà in secondo piano tutte le cose di cui mi sono convinta. E allora io stesso maturerò, io stesso scoprirò che so amare al di là di quello che è accaduto. Tempo fa è venuta da me una coppia dove lui aveva scoperto che lei lo tradiva profondamente, e dopo le varie scenate avevano deciso di lasciarsi, lui aveva deciso di lasciarla, e quando sono venuti da me io gli ho fatto soffermare sul fatto che entrambi si desideravano molto di più, che dopo questo tradimento facevano l'amore come non avevano mai fatto. E allora perché lasciarsi se hai scoperto che c'è un'attrazione così forte che il tradimento ti ha fatto scoprire? Io naturalmente loro non ho dato nessun consiglio, però l'ho scoperto da solo. Ecco, Aria potrebbe farsi questa domanda: a cosa è servito tutto questo? Non a farmi perdonare, non a farmi diventare più buono, non a chiedermi se è sesso o se è amore, ma semplicemente a godermi di più la mia capacità di amare, di desiderare e di abbandonarmi. Una scoperta come questa ci sarà utile per tutta la vita. Grazie a tutti.